si può dire che grazie al suo intervento il mercato civico di Savona rimane dov'è? No, innanzitutto grazie all'ostinazione e alla ferma forza di volontà di tutti gli operatori del mercato civico, perché stufi da troppi anni di promesse mai mantenute, e nell'ultimo incontro avuto finalmente ieri con l'assessore Aglietto, in questo caso, che è l'ultimo, diciamo, poi di una lunga trafila che abbiamo dovuto passare, abbiamo avuto una conferma: il mercato civico rimane dov'è? È una storia, una parte della storia di Savona, vogliamo che rimanga lì, perché le 24 aziende che oggi lavorano, operano all'interno, più la parte del pesce al piano di sotto, sono una piccola realtà produttiva della zona di Savona non indifferente. Ci sono oltre 40 addetti. E queste persone hanno necessità di sapere qual è il loro futuro. Oggi finalmente possiamo guardare con speranza a un avvenire ottimo per il mercato civico. Quali saranno gli interventi da parte del Comune per rimodernare la struttura? Allora, nei prossimi giorni avremo proprio un incontro per capire quali saranno questi interventi. La cosa certa che abbiamo in mano oggi è lo stanziamento per già spendibili nel 2003 di 300.000 euro. Quindi riteniamo che, diciamo, una parte è abbastanza consistente dei lavori fondamentali, si possono già iniziare a fare. E nel 2005 sono stati stabiliti 1.200.000 euro, cioè 2 miliardi e 400.000 delle vecchie lire, per cui si pensa che un restyling sarà molto, molto produttivo, non soltanto per chi dentro lavora, ma per tutti i fruitori del mercato.